Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio, c'è anche la webcam, in un nuovo video, un nuovo episodio come dicevo, una serie nuova, un po' particolare che certo non è nuova perché magari nessuno l'ha fatto perché cioè, è ovviamente qualcosa di originale, è una modalità carriera che io sto portando adesso nonostante siamo a fine gioco praticamente, perché? Perché c'è un motivo, stiamo arrivando a FIFA 17, mancano circa 20 giorni all'uscita del gioco e diciamo che ci siamo accorti, noi del canale, tra virgolette, che forse c'era bisogno di qualcosa, c'era bisogno di di capire cosa piacesse a voi, cosa potesse interessarvi e ci sono stati molti feedback positivi su un'eventuale modalità carriera. Io voglio provare a fare una sorta di progetto, se così si può chiamare, che come vedete dal titolo, come vedete dalla miniatura e come avete appena visto, si tratta di un ritorno all'Europa del Chievo-Verona. Ritorno all'Europa perché? Perché forse non tutti sapranno che nell'estate 2006, se non sbaglio, con lo scandalo di Calciopoli, il Chievo con le varie penalizzazioni Juve, Milan si trovò addirittura a giocare i preliminari di Champions League. Magari sarebbe carino giocare una stagione, massimo due, ora vediamo un po', la serie dovrebbe essere giornaliera ma non vi garantisco niente, a volte potrebbero anche arrivare due episodi in un giorno. Se riusciamo a portare questo Chievo, che comunque è una squadra non troppo forte, ma ovviamente, ma nemmeno troppo scarsa, e che secondo me può essere interessante perché andrò a prendere giocatori sia giovani, sia esperti, magari anche un po' ignoranti, e che soprattutto mi consiglierete voi. Io lo considero come una sorta di episodio zero, non è vero primo episodio, il primo episodio uscirà domani, ora vediamo un po' come mi regolo, come mi gestisco e se l'idea vi piace. E il primo episodio, dicevo, uscirà domani. Intanto voglio dirvi, mentre qui si carica la carriera, di lasciarmi tanti tanti commenti qua sotto. Voglio molti consigli sui giocatori da acquistare, anche se ce ne ho già alcuni in mente. E prima di tutto, diciamo, prima di che possa succedere qualsiasi tipo di cosa, io ci tengo a specificare una cosa. Ovviamente i giocatori che ho in mente di comprare, mentre qui intanto salvo con carriera Chievo, ho in mente di comprare non sono unici, ovvero può capitare che ci siano, che abbiano scoperto tra virgolette questi giocatori, può capitare che sono giocatori conosciuti, giocatori che si prendono in tutte le carriere, ma sinceramente non mi sembra un grave problema perché siamo qui per divertirci, per portare questo Chievo in alto e quindi penso che sia l'ultimo dei problemi. Intanto vado ad accettare un invito della Coppa Internazionale Europea, ci dà 5 milioni, ovviamente ho preso quello con il premio più alto e andiamo a vedere, siamo entrati qui nel lab, un po' le mail che abbiamo. Allora, diciamo, va bene, abbiamo accettato qui, la Coppa Nazionale ci aspettano i sedicesimi, quindi se non sbaglio dobbiamo superare solamente il primo turno, quindi va bene. Ci chiede di cercare un attaccante e dobbiamo anche mandare degli osservatori perché ho delle idee abbastanza particolari e l'obiettivo di campionato è di terminare a metà classifica. Noi ovviamente punteremo all'Europa, Champions League sarebbe un sogno, Europa League andrebbe bene e prima di tutto, diciamo, per chiudere questo breve episodio che ha presentato un po' secondo me la serie, diciamo, andiamo a vedere quella che per ora è la formazione titolare. Allora, Bizzarri in porta, sì, ho sbagliato, cosa sto facendo? A nulla. Ok, Bizzarri in porta, come portiere abbiamo Seguin, Bressan e Miranda, ma dovranno partire. Potremmo cercare un nuovo portiere, magari proprio Sorrentino che il Chievo ha acquistato nella realtà. Terzini, io generalmente faccio giocare a prescindere da quale sia il loro ruolo. Allora abbiamo sicuramente Cacciatore che possiamo far giocare a destra, che non so, Sardo non mi convince, e Mattiello che è un giovane interessante, se non sbaglio ha 21 anni, anzi 19 ancora meglio, a sinistra che ci otterremo e può crescere. Come riserva abbiamo Gobbi e Frey, però punterei a prendere un altro, intanto consigliatelo qui sotto. Difensori centrali, Cesar, Gamberini, Spolli e Dainelli, ci potremmo quasi essere, però preferirei prendere un altro. A centrocampo siamo abbastanza pieni, allora abbiamo Isco, Pinzi, Radovanovic e più i tre titolari. Allora, Castro e Rigoni sicuramente saranno titolari, Rigoni se non sbaglio è anche abbastanza giovane, 24 anni, ci può stare, Castro 26, Etemai 28 e trequartista ovviamente lo facciamo fare a Bielsa.
Floro Flores e Pelissier non so se li lascio attaccanti perché sicuramente Inglese e Maggiorini saranno i titolari. E poi abbiamo Pepe Npoku che sì, non saranno il massimo, però secondo me possiamo anche adattarli COC o magari mezzale. Vedrò un po' cosa fare. Diciamo che le mie priorità sono sì un attaccante, il trequartista se capita un'occasione particolare, ho già in mente qualche nome. Un paio di mezzale, magari un centrale e un terzino. Scusate, sì, il budget che abbiamo non è elevato, l'abbiamo visto prima, se non sbaglio non supera i 4 milioni, anzi 5 milioni e 2 più 90 di stipendio, ma comunque abbiamo molti giocatori da mettere in vendita, giocatori che non rientrano nel progetto e dovrebbero esserci dei prestiti, no, solamente Bellomo che abbiamo prestato e non credo che abbiamo qualche giocatore in prestito. Perfetto, quindi sono tutti nostri e sicuramente questo sarà un punto a nostro favore. Vado a vedere nel frattempo qualche giocatore da mettere in vendita, però mentre faccio questo, mentre diciamo sistemo un po' tutto, stilo una lista di giocatori che vorrei prendere, io vi saluto, vi ricordo di mettere qui sotto, scrivere qui sotto nei commenti giocatori che secondo voi possano essere interessanti. Scrivermi se la serie vi piace, se vi piace l'idea, se devo fare due o tre partite al giorno, quante ne volete vedere. Insomma, ditemi un po' tutto perché mi affido completamente a voi e attendo consigli e diciamo qualsiasi tipo di cosa. Quindi, come ho detto, il video è finito. Io vi saluto, qui è Alfred, alla prossima. Ciao a tutti!